Casa del pizzeriggio, sono Vito. Vito, perché non sei tornato a casa ieri notte? Ero così preoccupata. Mamma, non sapevo avessi il numero di Joe. Da quale telefono stai chiamando? Hai parlato con il signor Pappalardo per trovarti un lavoro. Ci vado subito. Speriamo abbia del lavoro per me. Va bene. Buona fortuna, figlio mio. Va bene, ciao mamma. Salve. E beh, non c'è niente alla radio. E tu apri bene le orecchie. Se non abbassate subito quell'affare, chiamo la polizia! Ehi, abbassate quel coso! Chiudi la porta, c'è corrente. Cosa vuoi? Sto cercando il signor Pappalardo. Ah, sì? Ma perché? Mi chiamo Vito Scaletta. Il mio vecchio lavorava per lui, sto cercando lavoro e così, eccomi qui. Beh, sei nel posto giusto, figliolo. Federico Pappalardo al tuo servizio. Puoi chiamarmi Derek. Mi sembra di ricordarmelo tuo padre. Un brav'uomo, ma beveva come una spugna. Come se la passa adesso? È morto. Oh, beh. Ce ne andiamo tutti prima o poi, giusto, Steve? Sicuro, Derek. Ti serve un lavoro, eh? Beh, sei fortunato. C'è una spedizione appena arrivata. Steve ti farà vedere dov'è. E ora Ariam sarà fredda la carne. Seguimi.
Carica questa pila di casse su quel camion. Quando hai finito, prendi $10. Se qualcosa si perde o si rompe, non prendi niente. Comincia ora e non metterci tutto il giorno. Fatto. Sì, fatto. E tienti i $10. Ho detto che volevo un lavoro, non diventare uno schiavo. Come vuoi, fuori dalle palle allora. E non farti più vedere da queste parti. Non preoccuparti, ne faccio 100 volte tanto lavorando per la Barbaro Incorporated. Aspetta, hai detto Barbaro? Joe Barbaro? Sì, e allora? Merda, nessuno che lavora con Joe fa lo scaricatore per $10. Che cazzo ti è preso? Vieni con me. Beh, a questo non piace il lavoro manuale. Che cazzo? Dice di lavorare con Joe Barbaro. Stronzate. Se lavora con Joe, perché scarica le casse? Questa me la devi proprio spiegare, figliolo. Dimmi, cos'è questa storia? Mia madre per me voleva un lavoro onesto, ma io voglio i soldi veri. Quindi questo lavoro non fa per me. Le donne sono tutte uguali, vero Steve? Sicuro, Derek. Non vuole che passi il tuo tempo con Joe, giusto? Mia madre era uguale, guarda come sono finito. Capo del sindacato. Tutto questo cazzo di porto è sotto ai miei ordini. Come sta Joe? Piuttosto bene. E com'è che l'hai incontrato? Siamo amici dai tempi del vecchio quartiere. Sono appena tornato dall'Europa e mi dà una mano finché non mi sistemo. Senti, devi capire che una persona nella mia posizione deve essere prudente. Certamente. Allora non te la prendi se chiamo a Joe, vero? Fai pure. Ma dove cazzo è il suo numero? Ah, eccolo qui. Magari non è a casa. Non sarebbe bello? Ehi, Joe. Sì, sono Derek. Senti, ci sta uno qui. Come hai detto che ti chiami? Vito. Vito. Dice che sta cercando lavoro e di essere tuo amico. Un buon amico. Volevo solo controllare prima con te. Sicuro. Eroe di guerra e stronzate varie, va bene. Allora grazie. Ci sentiamo. Scusa, amico, dovevo verificare. Joe dice che sei appena tornato dall'Italia. Dovresti riuscire a cavartela. Se vuoi fare un po' di soldi in più, ho la cosa giusta. E i ragazzi qui al porto dovrebbero fare un pagamento mensile al barbiere, ma la metà di loro non caccia mai i soldi. Mi serve qualcuno che li svegli un po'. $10 a uomo. E se... non gli serve beh, un taglio... Beh, allora dovrai convincerli del contrario. Capisco. E se qualcuno fa casino? A quel punto gli fai il culo. Beh, diciamo che devi dargli una lezione senza impedirgli di continuare a lavorare, capisci? Per questo non è Steve a fare il lavoro. Giusto, Steve? Giusto, capo. Riscuoti almeno $150 e te ne darò 50. Solo per fare due passi, respirare l'aria da mare e incontrare nuove persone. Soldi facili, cazzo, eh? Che ne dici? Di sicuro è meglio che portare in giro casse. Ok, allora vai. Sono qui per la quota del barbiere. Hey,
Ehi, a che gioco stai giocando? Il tipo di giochi in cui paghi ciò che devi e non ti fai male. Perché? Ti dà fastidio? Mi dai fastidio tu! Ora sparisci, se no ti prendo e ti faccio il culo! Oh! Ecco i tuoi cazzo di soldi! Sono felice di vedere che hai cambiato idea. Amico, Derek vuole che paghi la quota per il barbiere. Oh, già, devo essermene dimenticato. La prossima volta cerca di pagare in tempo, ok? Grazie. Ehi, a Derek serve la quota per il barbiere. Sicuro? Ecco qua. Io non voglio problemi. Non ridurti all'ultimo la prossima volta. Amico, Derek vuole che paghi la quota per il barbiere. Senti, stronzo, non sono dell'umore giusto. Vedi di sparire, se no ti faccio male. Non posso, amico. Derek vuole i suoi soldi. Derek può baciarmi il culo. Cosa cazzo pensa di fare? Farmi fuori? Ehi, l'hai detto tu, non io. Perché non ci provi allora, stronzo? Ammazzateli! Dai una cazzo di lezione! Ok? C'è qualcun altro che ha dei problemi a pagare per il cazzo di barbiere? Ma col denaro, capo. Bel lavoro. Ecco la tua parte. Ti ho visto mentre ti occupavi di Bill. Sei bravo. Steve si è fatto quasi picchiare quando ci ha provato. Vero, Steve? Ma giusto, Derek. Ecco, un bonus per averlo raddrizzato. Grazie. Quello lì era una vera spina nel culo. Ora levati dai piedi, che ho degli affari importanti da sbrigare. E salutami a tua madre. Dille che ti sei trovato un posto come mio nuovo assistente. Sì, lo farò. Ci si vede.